Allora, incontriamo Federico Bellandi qua al Bar Civili alla conferenza stampa in cui lui annuncia la sua candidatura alle primarie del Partito Democratico di Livorno come segretario comunale. Diciamo le cose un po' alla livornese, molto fuori dai denti. Il Partito Democratico, dopo la sconfitta elettorale e la perdita del comune, a Livorno è un po' sparito. Ecco, se ti candidi da segretario comunale, che cosa proponi di rilanciare l'iniziativa e la voce del tuo partito a Livorno? Sì, non c'è dubbio che il Partito Democratico dopo la sconfitta elettorale abbia avuto un momento di difficoltà. Ci sono voluti dei mesi perché si tornasse ad avere un segretario riconosciuto del territoriale, che è Lorenzo Bacci. Io credo che con lui già sia iniziato un percorso. Io mi propongo con la stessa maggioranza di Bacci, in buona sostanza, per proseguire quel discorso appena avviato. È chiaro che il partito, se vuole tornare a parlare alle persone, deve parlare di cose che interessano la gente. Con un'estrema concretezza, per cui i temi che sono sul banco sono di tutti i giorni, c'è il problema del sociale e le azioni che sta mettendo in campo questa nuova amministrazione sono terribili a mio avviso. C'è il problema del porto su cui ogni giorno vediamo tentennamenti, ci sono i problemi, cioè ci sono le opportunità legate all'accordo per Livorno che però vanno colte nei tempi giusti e nei tempi corretti. È chiaro che però se il PD vuole essere credibile, vuole essere riconoscibile in città, deve partire anche da una nuova classe dirigente, è fondamentale. Non possiamo pensare che chi ha guidato il partito fino al giorno prima della sconfitta lo guidi alla sua rinascita. Io credo che nessun cittadino livornese ci crederebbe. Allora, noi siamo un gruppo nuovo, un gruppo di giovani, anche con delle belle esperienze, perché per esempio Gianfranco Simoncini, che è l'assessore regionale, ci dà il suo appoggio, però siamo essenzialmente un gruppo di giovani, di nuove energie, di persone che ci mettono la faccia, che si mettono in gioco e che credono che questa generazione, quella dei trentenni, dei quarantenni, debba prendere le redini del PD livornese e farlo tornare a crescere. Ti volevo chiedere, ma allora, che ruolo vedi per il Partito Democratico a Livorno? Secondo te a Livorno ha ancora senso parlare di sinistra? È questo il ruolo? E quali sono gli interlocutori di un progetto di rilancio? Su cosa, se credi che un partito, voglio dire, come il Partito Democratico, debba rilanciare l'iniziativa su Livorno? Ma io credo che parlare di sinistra a Livorno abbia assolutamente un senso. Certo che noi dobbiamo avere degli ideali, li abbiamo e dei valori, però questi valori devono essere ogni giorno inverati nel concreto. Se noi non riusciamo a dare gambe a questi valori, restano delle dichiarazioni un po' così, un po' sulla carta. Le dichiarazioni sulla carta oggi onestamente fanno poca presa sulla cittadinanza. Cioè, voglio dire, si può parlare di equità. Benissimo, parliamo di equità, ma la dobbiamo declinare in quello che sta succedendo in città. Per cui se parlo di equità non parlo di equità astrattamente, parlo per esempio del taglio delle social card, parlo del taglio dei servizi. Questo è quello che ci interessa. Gli interlocutori. Io credo che il PD sia una forza a vocazione maggioritaria, pluralista, con tante anime al suo interno, lo sappiamo bene, lo vediamo a livello nazionale, lo vediamo anche sul territorio, che però si ritrova dentro dei progetti. Interlocutori io credo siano i nostri elettori in buona sostanza, cioè quelli che non ci hanno votato, che avrebbero voluto votarci, ma che non si rivedevano in questo PD, perché se lo stesso giorno il 17% in meno ha votato il Partito Democratico Livornese rispetto alle europee, ecco, io direi che c'è un segnale chiaro. Non è che il PD non andava bene, il PD Livornese non andava bene. Allora dobbiamo tornare a stare sulle questioni. Lo dicevo prima, il sociale, il lavoro che è porto ma non è solo porto, e il porto non è solo commerciale, è anche turismo, è anche diportistica, il polo della nautica. Sono tante questioni. A proposito di lavoro, l'emergenza lavoro a Livorno è drammatica, è di Certo. oggi l'ennesima fabbrica che mette in ferie obbligate l'IFB. Abbiamo vissuto la tragedia, purtroppo all'epilogo della TRV, della componentistica auto, delle cooperative di servizi. Che cosa concretamente si può fare per rilanciare a Livorno il lavoro, considerando anche il fatto che si iniziano a scontare anche qua a Livorno, questa è una valutazione ovviamente soggettiva che non Certo. pretendo che tu condivida, gli effetti negativi del Jobs Act, sono le fabbriche che licenziano e magari poi pensano di riassumere a condizioni economiche anche per i lavoratori peggiori. Che si può fare di concreto per rilanciare questa città che rischia di essere recintata?
Beh, io credo che la prima cosa che questa città deve fare è tornare a dialogare con i territori circostanti, perché è vero che Livorno ha avuto dei grossi problemi, e è chiaro che è difficile tamponare dei problemi quando a chiudere sono delle multinazionali, però dobbiamo far sì che questo territorio torni ad essere competitivo, perché se il territorio è competitivo e riusciamo a fare del marketing territoriale anche sull'industria, perché marketing territoriale non vuol dire solo turismo, vuol dire anche dare delle opportunità all'industria di insediarsi in questi territori, di avere dei vantaggi, di avere una logistica che funzioni, di avere delle infrastrutture che funzionano. Allora, più che dire quello che vorremmo fare, vi dico quello che stiamo già facendo come PD, perché se stiamo cercando di portare a casa un accordo per Livorno, non è grazie all'amministrazione a 5 Stelle, è grazie alla Regione Toscana, al governatore Rossi, all'assessore Simoncini, al grosso dei nostri enti locali, del territorio, penso a Franchi, alla provincia, al sindaco Baci di Colle Salvetti, che lavorano insieme a Roma, quindi con il governo di Renzi, con tutti i limiti che può avere, però lavorano con il governo di Renzi, e stanno mettendo in piedi un sistema di sgravi all'IRAP, di incentivi alla reindustrializzazione per 10 milioni già stanziati dalla regione, lo scavalco della ferrovia per 9 milioni, il grande investimento sulla Darsena in Europa. Ci sono una serie di segnali positivi. Io credo che Livorno abbia veramente le opportunità e le possibilità di tornare a crescere. È chiaro, dobbiamo lavorare essenzialmente su questo, cioè che il territorio sia attrattivo per le aziende, possibilmente per aziende innovative e che non siano, diciamo, aziende a ciclo maturo, o comunque non solo, ecco, quindi aziende che riescano a dare lavoro. Un'ultima domanda un po' cattivella, certo, sempre per vivacizzare un po'. Il Partito Certamente. Democratico ha gestito fino a un anno fa questa città, sì, e è riuscito straordinariamente a perdere finanziamenti regionali e statali di ogni tipo. Non facciamo l'elenco, perché te sai meglio di me a che cosa faccio riferimento. Perché ora dovremmo credere al PD? Perché i cittadini livornesi dovrebbero partecipare alle primarie del PD per le comunali? Che cosa ci dici che può cambiare? Perché dovrebbero arrivare più finanziamenti? Perché che fino a un anno fa, con una regione sempre amministrata da Rossi ed un governo sempre amico, non sono arrivati? Beh, io credo che il motivo stia proprio nella mia candidatura. Non voglio dire che la mia candidatura risolva tutti i problemi, io voglio dire che la mia candidatura è l'immagine di un PD che si rinnova, di una classe dirigente che aspira a diventare classe dirigente, che non ha avuto nessuna responsabilità nella passata gestione, né dal punto di vista politico, e penso alla gestione del partito livornese, né dal punto di vista amministrativo. Perché se guardate il sottoscritto e tanti ragazzi che si sono messi in gioco con lui, le responsabilità non ci sono, al contrario di altri competitor. Per cui è lì che sta la nostra credibilità. È una classe dirigente nuova che fa un nuovo percorso, che vuole tornare a guardare la città, che vuole dialogare con quella città. Guardate, io in questi giorni sto girando la città e vedo un sacco di realtà che sono orfane della sponda e del dialogo con il Partito Democratico, perché a mio avviso, naturalmente sono considerazioni personali, questa nuova amministrazione non è all'altezza, non è adeguata, e quindi il PD ha tutto lo spazio, però lo deve fare con facce nuove, con volti nuovi, con persone nuove che hanno nuove energie, che non hanno responsabilità, nuove attenzioni. È chiaro che, secondo me, quello che si è dimostrato con grandissima chiarezza al voto di maggio e poi al ballottaggio di giugno è che non basta il simbolo, non ci votano perché siamo solo perché siamo del PD, ci votano se facciamo cose buone. Se facciamo cose buone e stiamo sui problemi, sono convinto che questa città tornerà a votarci e a darci fiducia. Grazie.